Mi pena prendere. Nel video di oggi parliamo un po' della mia routine dal punto di vista di alimentazione, sport. Per pranzo volevo farmi un bel piattino di quinoa. Un paio di mesi ho smesso di allattare, quindi ci sono parecchi cambiamenti. Quando e come hai recuperato l'intimità con tuo marito? Con la maestra Manu e la mamma mi viene a prendere! Bentornati sul mio canale. Ho appena finito la mia routine mattutina. Ho fatto un po' di yoga, ho sistemato un po' a casa, Teo è al nido. Intanto bentornati e benvenuti se è la vostra prima volta qui in casa. Io sono Ananda e sono la mamma di Teo, che è un bimbo che adesso ha già 19 mesi. Cioè fra poco compie 2 anni. Incredibile, assurdo. Comunque nel video di oggi parliamo un po' della mia routine dal punto di vista di alimentazione, sport, perché è un argomento che mi chiedete molto spesso e volevo fare un po' un aggiornamento, perché quando ero 4 mesi postparto ho fatto un video dove vi ho proprio raccontato la mia situazione anche fisica postparto. Quindi adesso ci vuole un aggiornamento, perché da un paio di mesi ho smesso di allattare, quindi ci sono parecchi cambiamenti, ma ci arriviamo in un secondo. Adesso come prima cosa la mattina voglio finire il mio allenamento, perché sto facendo questi esercizi di yoga che durano più o meno appunto 15 minuti, così riesco a farli tutte le mattine, però poi 2 o 3 volte a settimana aggiungo una camminata sul tapirulan, perché amici ho preso un nuovo tapirulan che adesso vi faccio vedere, da poter usare a casa quando voglio, non importa se piove, se c'è il sole, se fa troppo caldo, se fa freddo, se c'è buio, ho il tapirulan a casa. Allora, il tapirulan è questo qua di Mobvoi Home, che vogliamo parlare innanzitutto della comodità, del fatto che si può chiudere e mettere via. Io l'ho messo qua in parte alla porta perché così ce l'ho di facile accesso. Se voi avete un divano con spazio sotto, secondo me è la soluzione migliore. Io purtroppo non posso, perché sotto il divano mi tocca praticamente terra, quindi ho deciso di metterlo lì. Adesso mi metto le scarpe, così vi faccio vedere proprio come funziona, perché è veramente stra comodo. Era da tantissimo che cercavo una cosa di questo tipo da poter fare in qualsiasi condizione e che poi potessi mettere via senza problemi a casa. Così mi basta spostarlo e poi alzare qua e voilà. Quindi ecco qua, io l'ho messo qua, tra l'altro è facile da spostare perché qua sotto ha le rotelline, quindi lo alzate, poi lo spostate con facilità, poi lo attaccate alla presa e basta, è fatta. Infatti mi dicevo, ma qualcuno l'avrà inventata una cosa di questo tipo, che tu puoi mettere via, che non occupa spazio, che puoi usare a casa? E infatti sì, l'avevano inventato, eccolo. Da aprire è strafacile, c'è questa levettina qua che basta aprirla così e poi tirare su questo, cioè in 3 secondi è pronto, poi lo richiudete. Ecco, adesso ho messo i 2 appoggi laterali, così vedete com'è con l'appoggio. Ci sono questi pulsantini che qua lo fate partire, potete impostare subito la velocità 3 o la velocità 6, oppure diminuire o aumentare ancora oltre il 6. Insomma, sono super contenta di questo nuovo prodotto qua in casa, che mi aiuta nella mia routine, proprio perché per me fare sport vuol dire star meglio,
sia di salute che fisicamente, ma anche mentalmente. E vi lascio nella descrizione il link intanto al sito di Mobvoi, direttamente al link del Tapirulan. E se usate il mio link avete anche il 5% di sconto nel momento dell'acquisto. Quindi andate nella descrizione e date un'occhiatina perché ne vale un sacco la pena. Allora, oggi per pranzo volevo farmi un bel piattino di quinoa, broccoli e pomodorini, un po' di mozzarella. Una piccola nota prima di cominciare a preparare il pranzo. Io non sono una grandissima cuoca, cioè mi piace proprio cucinare in modo super semplice e veloce. Però l'importante per me è che siano pasti completi. Quindi come compongo il mio pranzo di oggi perché sia completo di tutti i nutrienti necessari? Quinoa, fonte di carboidrato, super veloce da preparare, che è pronta in 10 minuti. Mozzarella come fonte di proteina e poi dei broccoli e dei pomodorini come verdure. Potrei metterci anche al posto della mozzarella, per esempio, dei fagioli, così ci sono anche dei legumi. Devo dire che mia mamma mi ha insegnato a mangiare, diciamo così, sano. A casa nostra, io crescendo, non ho mai avuto merendine, cioccolato, caramelle, niente di queste cose. Però è stato proprio con la gravidanza che ho imparato cosa vuol dire mangiare in maniera equilibrata e completa, perché io ho avuto con la gravidanza il diabete gestazionale. Per chi mi segue già da allora sa che è stata l'unica notizia durante la gravidanza che mi ha creato un po' di dispiacere. E allora mi sono fatta fare un piano dalla mia nutrizionista che mi ha aiutato tantissimo, tant'è che ho fatto anche all'epoca un ebook sulla gravidanza, sul diabete gestazionale, l'alimentazione durante la gravidanza con un'enfasi, diciamo così, al diabete. Vi metto nella descrizione il link anche a quello. La mia nutrizionista cos'è che mi ha insegnato, che per me è stata la svolta? Cioè, l'importante è mangiare piatti, anche semplici, ma completi. E nelle giuste proporzioni anche, quindi vi metto tipo l'esempio di un piattino. Comunque, adesso mi preparo il pranzo, preparate il pranzo insieme a me. Pranzo di oggi: quinoa con pomodorini e mozzarella e i broccoli. Adesso mescolo tutto bene. Allora, intanto che mangio la mia buonissima quinoa, rispondo ad alcune domande che mi avete lasciato su Instagram, me ne avete lasciate tantissime. Vi ho chiesto di lasciarmi delle domande in merito appunto al postparto, all'alimentazione, attività fisica, dolori postparto, e mi avete lasciato diverse domande. Pavimento pelvico e perdita di capelli postparto mi hanno terrorizzato. Nella mia esperienza i capelli, sì, un po' sì, quando ho smesso di allattare c'è stato poi il boom di crescita di capelli, quindi alcune cose secondo me ci dà un po' a mettersi il cuore in pace, che sono delle fasi ormonali. I capelli cadranno, ma poi ricresceranno. Quando finite di allattare ci sarà un boom di crescita dei capelli. Per il pavimento pelvico invece capisco, perché io ne ho sofferto per 8 mesi e a un certo ho detto, cioè non mi passerà più questa cosa. Con il capoparto è migliorato tantissimo. Tante di queste cose sono davvero ormonali. Va benissimo farsi consultare da uno specialista, prendere degli integratori che aiutano di sicuro, però tante cose sono ormonali e passano quando gli ormoni si ristabilizzano. Quando e come hai recuperato l'intimità con tuo marito? Quando sono passati 8 mesi dal parto, mi è tornato il ciclo, i dolori sono passati, quelli più importanti, e solo allora sono riuscita a recuperare l'intimità, perché prima avevo proprio molto molto dolore. Io so di comunque donne che magari già dopo 1 o 2 mesi non hanno più dolori e riescono. Non è stato il mio caso, cioè io ho sofferto per 8 mesi e non sono proprio riuscita, e invece dopo 8 mesi tutto ok, si può tornare come prima, ecco, questo volevo dire. Anticoncezionali, dopo quanto e quali? Io non sono una fan degli anticoncezionali, tranne il preservativo, perché tutte quelle robe che sono un po' ormonali, per me meglio evitare. La pillola, a meno che sia proprio per questioni mediche consigliate dal medico, se è solo come metodo anticoncezionale, secondo me si può fare benissimo a meno. Io non l'ho mai presa
che non ho mai rischiato nessuna gravidanza, quindi c'è da avere coscienza di quello che si fa, saper fare le cose nel modo giusto, ma si può benissimo farne meno e vi evitate di prendervi ormoni che comunque vi scombussolano. E niente, questa è una mia opinione, poi ognuno fa ovviamente come preferisce. Il seno è diventato piccolo e vuoto dopo l'allattamento. Amiche mamme, vi capisco, vi capisco. Allora, devo dire che la questione seno è davvero molto soggettiva anche quella. Io non mi posso lamentare davvero, perché partivo da una seconda durante la gravidanza, magari sono arrivata a due tagli in più e poi sono tornate come prima, come dimensione, come forma diversa, perché appunto il seno si svuota un po'. Però vabbè, io non mi posso lamentare davvero, so che ci sono situazioni più complicate, ma non è il mio caso. Se avete bisogno comunque che non vi sentite a vostro agio, valutate che opzioni avete e ricordatevi comunque cosa il vostro corpo ha appena fatto, datevi una pacca sulla spalla e celebrate anche il vostro corpo per quello che è riuscito a fare, insomma. Poi una ragazza mi ha chiesto cosa mangi in una tua giornata tipo. A colazione prendo sempre il tè con una fetta di pane, marmellata e della frutta. E a pranzo e cena vario, come vi ho detto prima, con cose molto semplici, basta che i piatti siano completi. Una ragazza mi ha scritto una cosa che mi ha scritto che è sempre una stupidaggine, ma infatti le dico che non lo è, perché mi ha scritto: quando ho la tosse dallo sforzo mi scappa la pipì. Dopo che ho avuto la gravidanza, prima non succedeva, e mi chiede se a me è mai successo. Mi succedeva già prima della gravidanza, mi è successo durante la gravidanza e mi succede ancora, ed è un problema di pavimento pelvico che va sistemato. Visitate un'ostetrica, una fisioterapista specializzata in pavimento pelvico, è una cosa che si può migliorare, anzi va migliorata, e lo scappare la pipì è un segnale che forse un problemino c'è. Quando hai ricominciato a sentirti donna? Io 5 mesi postparto e ancora mi sento un'incubatrice, allattamento esclusivo. Ti capisco tantissimo. I primi mesi mi sentivo veramente che il rapporto col mio corpo era cambiato, nel senso di proprio la funzione che aveva il mio corpo. La mia vita girava intorno a Teo, effettivamente ho fatto molta fatica i primi mesi, ma è normale, cioè non dobbiamo metterci pressione, però capisco che sia difficile, perché uno si aspetta che la cosa passi, ma i mesi sono lunghi, cioè il postparto è lungo, non sono 1 o 2 mesi postparto. Il postparto dura 1 anno e mezzo praticamente, quasi. Oggi posso dire di sentirmi davvero meglio, sia dal punto di vista fisico, perché non allatto più, ho rapporti in tranquillità, faccio le mie attività fisica, lavoro, ho una vita di nuovo completa, anche il nido ha aiutato moltissimo, quindi ecco, prima o poi tornerete a sentirvi bene. Adesso finisco il pranzo, lavoro e aspetto che arrivi l'ora di andare a prendere Teo al nido. Teo, siamo al supermercato, amore, fai la spesa con la mamma oggi? Sì? Ok, cos'è che vuoi comprare al supermercato? Ah, ok. Sono qui nel reparto senza glutine e come vedete non mancano le proposte di cose da mangiare. L'unico mio vizio sono questi biscotti, che non sono troppo salutari, ma 2 biscotti al giorno di questi qua me li mangio sempre. Abbiamo fatto la spesona. Hai mangiato durante la spesa? Sì, vero? Riuscite voi a fare la spesa senza che i bimbi vogliano mangiare ogni cosa che mettete nel carrello? Cioè, metto i pomodori, vuole i pomodori, metto il pane, vuole il pane, e le carote, vuole le carote, cioè. Oh, che tempo è questo?